è un'aula dove si perde tempo come spesso. Giovanni Ardizzone, il nuovo presidente dell'Assemblea regionale siciliana. L'avvocato centrista, classe 65, succede a Francesco Cascio del PDL e interrompe una striscia di presidenti di centrodestra che reggeva dai tempi del socialista Paolo Piccione, eletto presidente nel 1991. Ardizzone, alla quarta legislatura, è stato eletto al secondo turno, ottenendo i 46 voti utili alla proclamazione. Presidente, adesso finalmente si può cominciare a lavorare. Possiamo dare ai siciliani con un termine entro l'anno nuovo delle risposte significative per tamponare le principali emergenze? Intanto ci aspettiamo, so che il governo Crocetta sta lavorando molto bene allegramente sul discorso del bilancio. Ci sarà un primo atto che sarà il bilancio, l'esercizio provvisorio. Lavoreremo il 24 dicembre e il 31 dicembre. È giusto che svolgiamo questo lavoro perché, ripeto, i siciliani si aspettano molto. Sappiamo qual è il disagio sociale che c'è, sappiamo le difficoltà di tanti che hanno perso il lavoro, che lo stanno per perdere, le calamità naturali che hanno devastato tutti i territori. Siamo consapevoli dello stato di disagio che c'è, non ci tireremo indietro. Cosa cambierà in questa legislatura sostanzialmente? Cambierà tutto, questo glielo assicuro. Tutti i 90 deputati hanno occupato il proprio posto per questo battesimo della 16ª legislatura, la più delicata degli ultimi decenni, secondo qualcuno, considerate la forte crisi economica e la serie indomabile di emergenze che si stanno abbattendo sul territorio. Il bilancio di previsione viene posto sotto i riflettori, poiché dalla sua stesura dipenderanno gran parte delle misure d'attuazione dalle quali poter ripartire. Sentiamo in proposito Michele Cimino e Calogero Firetto, onorevoli di Grande Sud, Unione di Centro. A livello concettuale, Grande Sud sta trovando affinità rispetto ai primi propositi mostrati dal presidente Crocetta? Sì, ma Grande Sud vuole ancor di più affrontare le emergenze del territorio, facendo in modo che questa nostra Sicilia possa essere ben rappresentata anche a Roma. Per questo diversi disegni di legge che noi sottoporremo all'attenzione sono quei disegni di legge che tengono alla vera attuazione dello statuto, ma soprattutto dare la possibilità di abrogare quella parte dell'articolo 36 che delega le imposte di produzione al bilancio dello Stato. È bene che queste risorse vadano al bilancio della Regione per poter creare sviluppo e occupazione in questa terra. Ecco, il bilancio di previsione del 2013 va verso la linea della bozza creata da Armao qualche mese fa, che è particolarmente critica comunque, con dei tagli soprattutto nella spesa e una graduale sempre diminuzione nei prossimi anni. L'ho sempre detto, io sono stato assessore al bilancio negli anni passati e abbiamo realizzato finanziarie e bilanci senza alcuna impugnativa, perché non è importante tagliare la spesa, è più importante creare nuove entrate, fare in modo che vi siano nuovi investimenti, attrarre capitali e fare in modo che in Sicilia vi siano più imprese che paghino le imposte, tale da determinare maggiori entrate e quindi dare l'opportunità di determinare quella spesa produttiva che in questi anni invece non si è realizzata con la spesa corrente. Credo che Crocetta sia partito col piede giusto, cioè nel segno del rigore, nel segno dell'efficientamento. Adesso questo è un primo passo che si presenta alla pubblica opinione, però questo cliché va confermato attraverso una adeguata produzione legislativa che metta in moto, faccia in modo che la Regione da questo punto di vista si ricolleghi al territorio, si ricolleghi ai siciliani. L'esito elettorale racconta di una spaccatura paradossale che si è verificata e che non ha sicuramente precedenti. Ecco, riconquistare questo rapporto deve partire dal risanamento della Regione e soprattutto aggredire i settori strategici di questa Sicilia, che sono il turismo, che sono l'agricoltura, e con le grandi aziende avere invece un rapporto da pari a pari, che invece non sia un rapporto prono. Fuori dal palazzo sono state sventolate le bandiere dei non MUOS, ossia di coloro i quali contestano la realizzazione del sistema di comunicazioni satellitari ad altissima frequenza che sarà gestito dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Molti deputati si sono mostrati in linea con la battaglia intrapresa dai non MUOS, tra i quali lo stesso Crocetta, dichiarando che avvierà un progetto indirizzato alla risoluzione del problema, programmando degli studi con l'assessore all'ambiente attraverso i quali predisporre provvedimenti. Presidente,